se volevamo fare il dibattito lo facevamo, però il capogruppo Cagliandro ovviamente mi porta a rispondere alle sue osservazioni. Di rituale non c'è assolutamente niente, perché è una questione cogente e nessuno vuole speculare, anche per il rispetto dei lavoratori e per quello che il presidente di Bologna Fiere vuole fare. Quindi si tratta semplicemente di dare delle risposte, e mi fa piacere che vi siate svegliati oggi, ma è un po' tardi, come dire, e quindi la richiesta era ovviamente di poter prendere un impegno concreto da mettere nero su bianco e da poter portare all'assemblea dei soci del 21, quindi non c'è nulla di superato, è quanto mai attuale, e proprio per questo si richiede una presa di posizione che non è, diciamo, nessuno vuole strumentalizzare assolutamente niente, ma ripeto, siccome ci sarà un CDA al 21, chiedevamo alla Regione di andare con un impegno concreto. Siccome all'ordine del giorno ci sono diversi atti amministrativi che richiederanno tempo di discussione che a questo punto io non sono in grado di calcolare, ma il rischio è che domani non si discuta di questa risoluzione. Quindi la richiesta di buon senso era di poterla discutere semplicemente adesso, per non aspettare il 24, in cui probabilmente diventerà obsoleta. Invece una risposta ai lavoratori va data adesso, non il 24 o a ottobre. Va data adesso, semplicemente. Quindi non permetto a nessuno di dire che il Movimento 5 Stelle specula su questa questione. Noi semplicemente chiediamo chiarezza, e lo chiediamo nero su bianco, perché quello che ci è stato detto fino adesso sono semplicemente parole, e non c'è nessun impegno concreto scritto, nemmeno sulla sospensione della mobilità. Per questo chiedevamo un voto subito. Spero che il Partito Democratico si prenda l'impegno quantomeno domani di votarla, e domani staremo a vedere, ma su questa questione, ripeto, noi vogliamo arrivare ad un voto, se non oggi, comunque domani, anche se era l'auspicio era quello appunto di avere delle risposte oggi. Va bene, non volete, non c'è problema, arriveremo domani, ma domani che si discuta, non rimandiamola al 24, grazie. No, la Piccinini nell'intervento ha detto che è disponibile a farla come prima delle risoluzioni domani. Quindi mettiamo ai voti la richiesta della consigliera Piccinini di iscriverla come prima risoluzione rispetto all'ordine dei lavori delle risoluzioni previste per domani. Quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi bocciata l'inversione dell'ordine dei lavori, quindi la risoluzione è iscritta, ma come ultima delle risoluzioni domani sull'ordine dei lavori.